e l'abbiamo portata a casa. L'abbiamo portata a casa in questa quinta giornata di Serie A femminile. C'è stato il big match Fiorentina-Juventus winner al Viola Park. La portiamo a casa 2-1, ma con tanta, ma tanta sofferenza. Ma prima di tutto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così ogni volta ci sarà un nuovo contenuto, vi arriverà la notifica sul vostro cellulare. Altra cosa importante, andate sui miei canali social, Facebook, Instagram e Twitter per essere aggiornati su tutto. Poi abbiamo questo obiettivo, quello di arrivare a 1000 iscritti entro fine anno. Ce la faremo? È difficile? Sì, lo so. Ma io sono convinto che, essendo che siamo un bel gruppo, compatto, un bel gruppo, una bella community unita, io sono sicuro che questo obiettivo ce la faremo. E io vi prometto, se entro fine anno riusciamo ad arrivare a 1000 iscritti, oltre a fare un nuovo studio, oltre ad aumentare il budget economico per il canale, cioè con attrezzatura e tutte le cose nuove, soprattutto passeremo più tempo insieme, come non solo con i video, ma soprattutto con la linea diretta. Qual è la linea diretta migliore di una live? Faremo anche delle live, però abbiamo bisogno di sapere che siamo una bella community compatta. In questa quinta giornata di sera, prima della sosta per la nazionale, c'è questo match sentito a Firenze. Parliamoci chiaro, questa a Firenze è la partita della vita, sia nel campo femminile che quello maschile. A Firenze possono anche perdere tutte le partite del campionato, possono anche retrocedere, però è importante che vincono con la Juve. Oggi ho visto un Viola Park che dalle immagini non l'ho visto neanche così pieno durante l'inaugurazione della partita con il Napoli. Che devo dire, è stata una bella partita. Questo è lo spot per il calcio femminile. Ci possono essere frischi, ululati non nel senso cattivo, o insulti, cose dagli spalti, però questo è il sano del calcio, questo è bello del calcio. Poi, che il calcio femminile non è più quell'oasi di sportività, lo sappiamo da quando sono arrivati alcuni tipi di tifoserie. L'abbiamo visto lo scorso anno a Roma, quello che è successo, però va bene così, ma finché restano in tribuna va tutto bene. Però che devo dire, la Juve mi è piaciuta, una Juve che è entrata con l'idea di vincere. L'altra parte, la Fiorentina, che ha fatto tanti programmi durante la settimana e ha fatto la partita che io mi aspettavo, la partita della vita, con il coltello fra i denti. Andiamo a vedere come sono scese in campo le due squadre. La Fiorentina col 4-2-3-1, invece la Juve col classico 4-3-3, con Porta, Romagnà, Lenzini, Salvai, Cascarino e Boattin, Grosso, Caruso, Garbino, Barestea, Girelli e Bonensea. Dobbiamo dire che la Juve è stata inizialmente schierata quasi più offensiva della Fiorentina e subito ha avuto due o tre occasioni davvero per fare gol. Poi Girelli manda in mezzo Barestea, l'olandese, che realizza ormai il suo classico gol. Prende palla laterale, arriva nel limite dell'area, tiro a giro da fuori area e fa il gol dell'1-0. Un 1-0 fino a quel momento meritato. Però dall'altra parte abbiamo avuto una Fiorentina aggressiva, una Fiorentina che cercava di portare in difficoltà la Juve. Oggi sui calci piazzati siamo stati davvero, eravamo in zona preoccupante nei calci piazzati, perché per esempio calci d'angolo, calci punizione, tutte le prendevano le giocatrici della Fiorentina, e più di una volta abbiamo rischiato di prendere gol. Così l'abbiamo fatto, abbiamo subito il gol al 67esimo su un calcio d'angolo. Catena lasciata tutta sola, poi dobbiamo capire se l'ha persa Grosso, l'ha persa un'altra giocatrice, però non si può lasciare una giocatrice come Catena tutta sola di colpire in aria. Ha colpito e ha fatto il gol dell'1-1. Quel momento La Juve ha avuto una reazione. Poi sinceramente io il cambio perché c'è stato anche il cambio nel frattempo, Bonanzea, Gundotti e Lenzini Gamma. Ma poi un'altra imbucata, bellissimo pallone di Grosso verso Girelli e Giorgiova commette il secondo fallo. Ricordiamo che la Giorgiova era stata già ammonita al 57esimo, al 76esimo interrompe completamente la falce, perché Girelli stava andando tutta sola davanti al portiere, il difendente della Fiorentina lo atterra, calcio di rigore netto. Io poi non capisco come mai
le giocatrici della Fiorentina si sono lamentate, non è, prima di tutto che non è stata neanche espulsione diretta, è stato secondo giallo che c'era tutto, secondo giallo che c'era tutto, non è che non c'era, c'era tutto, va a Girelli e batte il portiere della Fiorentina 2-1 e qui invece mi devo dire che mi dispiace che non mi è piaciuta la Juve, sinceramente dal rigore in poi non mi è piaciuta la Juve, si è chiusa troppo. Per quasi 5 minuti la Fiorentina ha avuto ben 4 calci d'angolo e noi siamo riusciti ad uscire dalla nostra area ed eravamo con un uomo in più. Tu con un uomo in più devi far uscire la Fiorentina e ripartire in contropiede, perché solo già con un uomo in meno tu li fai uscire dalla loro area e ripartono. Invece loro con le forze, non so se era la forza dell'espressione, non so quello che volevate, però ci hanno completamente chiusi nella nostra tre quarti. Dopo è entrato anche Nistron e Thomas e non abbiamo saputo sfruttare la velocità di Thomas. Thomas, se tu gli dai campo, è devastante. Noi con la superiorità numerica non siamo riusciti a fare andare la giocatrice francese a incontropiede ed è un errore. Qui il nostro allenatore Montempurlo deve cominciare a migliorare su alcuni aspetti. In quel momento non mi è piaciuto, in quel momento sinceramente la Juve, io mi aspettavo che prendeva gol, sono sincero, io negli ultimi 10 minuti me la sono fatta sotto perché non ho visto l'aggressività, non ho visto la squadra. Per esempio col Milan negli ultimi 20 minuti io ero sicuro che segnavamo, ero sicuro al 100%, invece oggi negli ultimi 10 minuti, per fortuna che non l'abbiamo preso, io ero sicuro che prendevamo gol. Perché ci avevamo chiuso troppo nella nostra tre quarti, non va bene, siamo con un uomo in più, abbiamo Thomas, sfruttiamola, non che dobbiamo ripartire. Poi, sinceramente, Gama, io sono contento che è tornato in nazionale, però è il momento, sono onesto, che certe volte anche nel calcio femminile le giocatrici si devono capire che è il momento di dire basta. Oggi ha fatto una bella, non ha sbagliato niente, però abbiamo avuto due o tre occasioni che ha sbagliato, per esempio c'è stato quel liscio, sì che ha sbagliato il salvai, però tu Gamma non puoi lasciare passare quel pallone, per fortuna che non c'è nessuna giocatrice della Fiorentina, se no ti avrebbero fatto il 2-2 perché avevi lasciato completamente lo specchio nella porta libera. Allora, il risultato è fondamentale perché in questo momento teniamo il passo della Roma, la Roma giocherà contro la Sampdoria, io sono convinto che la Roma non è che vince, stravincerà con la Sampdoria, però è il passo giusto, in questo momento mettiamo pressione alla Roma e come ho detto io non sono sicuro al 100% che la Sampdoria non riesce a fermare la Roma, ma altrettanto è vero che certe partite quando siamo in superiorità numerica dobbiamo vincere, poi si gioca a viola parte, erano gli spalti, erano tutti pieni, per Firenze la partita della vita, le giocatrici della Fiorentina giocavano con il coltello fra i denti, noi portiamo a casa 3 punti fondamentali, come ho detto questo campionato si giocherà molto sui scontri diretti con la Roma, per il momento sia Roma che Juve dimostrano di essere un passo superiore alle altre, poi ricordiamo la Fiorentina che l'obiettivo non è arrivare, eppure il suo allenatore ha detto non è vincere lo scudetto ma arrivare nei primi 3 posti perché da quest'anno sappiamo bene che anche la terza andrà in Champions e per la Fiorentina in questo momento l'obiettivo primario, come ci ha detto anche il suo allenatore, è arrivare nei primi tre posti. Ora ci sarà questi 15 giorni di sosta per la nazionale, la Juve finisce con 5 partite e 5 vittorie, oggi ha sofferto, però queste sofferenze ti possono dimostrare quanto può essere forte fino allo scontro con la Roma, perché poi lì con la Roma si giocherà chi sarà davvero la squadra più forte di questo campionato. Signori miei, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo alla prossima. Ciao e forza Juve!